Danilo Reale, un architetto che questa sera è in veste di amico di Oscar Prudente, perché la musica accomuna tutti quanti noi, ma c'è un'altra parte di vita che accomuna ed è l'amore per il bello e la bellezza. E detto da Danilo, un architetto che ha al suo attivo un grandissimo successo fiore all'occhiello recentissimo, ecco, questa può essere l'elemento che ci fa riflettere di come il nostro bel paese possa portare fuori dai confini tante cose meravigliose oltre la musica. Parliamo del tuo ultimo successo, parliamo di un albergo, ci spostiamo da Roma, andiamo a Milano, tanto ormai in 3 ore con l'alta velocità si arriva. Che cosa hai fatto? Sì, allora nello specifico hai detto giusto, la musica con l'architettura si sposano abbastanza bene, perché comunque si parla di arte, si parla di eccellenza, si parla comunque di armonia, quindi in questo caso ho progettato assieme ad altri 8 architetti che sono stati hanno partecipato assieme a me a questo grande progetto, che è il Townhouse Duomo by Seven Stars, che è l'unico albergo che si affaccia su Piazza Duomo a Milano. Un albergo realizzato comunque all'interno di un monumento nazionale che risulta essere la Galleria Vittorio Emanuele II, da un gruppo molto importante che è il Gruppo Rosso, che ha avviato questa rivoluzione, questa trasformazione dello spazio galleria, destinandolo ad un percorso più culturale che riguarda non soltanto la passeggiata vera e propria all'interno della quota zero della galleria, ma la possibilità anche di poter sfruttare degli spazi al di sopra della quota zero e quindi dalle stanze anche ai tetti della galleria stessa. Quindi nello specifico io ho curato 2 stanze, sono due grandi stanze con affaccio su Piazza Duomo una e l'altra invece sulla via Silvio Pellico. Sono due suite molto semplici, molto minimali nella progettazione, ma che allo stesso tempo richiamano quella qualità, quella caratteristica che lo stile dell'albergo stesso richiedeva, cioè riportare all'interno degli spazi townhouse il concetto di casa. Quindi le 2 suite che sono la Velasca e la Pellico sono delle suite che a mio avviso sono molto belle, stanno riscuotendo un grossissimo successo all'interno del panorama Expo, ecco, perché effettivamente l'inaugurazione è avvenuta proprio nel periodo di Expo, in pieno Expo, riconosciute a livello internazionale, e questo è quello che io sto facendo. Ho portato fuori un po' di sicilianità anche, considerando che io sono siciliano, ormai adottato da un bel po' di tempo anche da Roma, da 5 anni sono anche romano, quindi ci muoviamo in questo modo per portare avanti la qualità e l'eccellenza della nostra architettura. Allora, siciliano, giovane, fa parte degli architetti rampanti, quarantenni di oggi. Milano ne abbiamo parlato, siamo a Roma. Il confronto tra queste 2 città, detto da un architetto di lancio e di grido. Allora, vediamo di capire 2 momenti emblematici di queste 2 città, ma partendo da Roma, visto che ci troviamo a Roma. Sì, beh, Roma è la città eterna, Roma è la città che comunque non cederei per nessun'altra città, devo dirti sinceramente, perché è una città che ha una sua storia, una storia che comunque riscopro ogni giorno che la vivo attraverso i suoi vicoli, attraverso le sue strade, attraverso comunque anche delle realtà che è anche lo stesso cittadino romano. Devo dire che è una città abbastanza preservata, conservata, potrebbe essere anche un po' più attiva rispetto alla Milano, e quindi diciamo che io confronto molto, capisco che è un po' forte questo confronto, però Roma-Palermo, Catania-Milano, ci sono delle realtà effettivamente che vanno bene per certe situazioni, mentre per altre la città di Milano sicuramente è una città molto aperta, molto, molto facile a quelle che sono le qualità, le innovazioni e anche gli stimoli che un architetto può anche ricercare da un punto di vista della modernità e dell'innovazione. Questa è una cosa che riesco subito a identificare, a dare come differenza tra le 2 città. Certo, Roma per me comunque l'ho vissuta da piccolo, la vivo adesso, diventa anche un modo per scappare da quella che è la mondanità, quella che è anche l'accelerata vita milanese, perché d'altronde la vita di Milano è abbastanza molto accelerata. Quindi... Infatti, se mi permetti, sei scappato dall'inaugurazione di Expo, la vedrai quando? Sì, effettivamente sono... Io condivido questa scena.
sono andato via tra tanti inviti, tra tanti biglietti che mi si volevano dare, ho detto no, aspettiamo, andiamo più avanti, anche perché voglio vedere un'Expo molto più viva, molto più attiva, considerando che comunque i padiglioni ancora devono essere messi a regime. E allora ho preferito comunque vivere qua a Roma e questo momento bellissimo che è Oscar Prudente con la sua musica e la sua storia italiana. D'altronde una musica pop dove noi tutti ci si ritrova, da Ivano Fossati a Morandi a Patti Pravo, quindi un cantautore che ha dato sicuramente un significato anche alla musica pop italiana.